Mara Lamagna è l'autrice del libro Arcani. In questo romanzo le macchine camminano insieme agli uomini e vi è un popolo che si oppone a tutto questo, fino a quando gli Ascani dichiarano guerra agli uomini delle macchine. Ci parli un po' della sua vita e dei suoi hobby. Fin da piccola sono sempre stata una grande appassionata di racconti, sia di leggende e anche di libri. Ho iniziato che ero ancora piccolissima a leggere. Ho iniziato a leggere poi dei romanzi, soprattutto storici e fantasy, col quale un po' mi sono ispirata anche per iniziare a scrivere il mio libro. Quando ho iniziato a scrivere, stavo quasi per finire il mio corso di interior design e mi sono un po' anche aiutata con dei disegni quando dovevo descrivere alcune scene del mio libro. Ci può parlare un po' del suo libro? Sì, siamo in un ipotetico futuro dove le macchine camminano assieme agli uomini e la maggior parte dell'umanità si è rinchiusa in un'unica grande città, lasciando la vegetazione e gli animali un po' abbandonati a se stessi e soprattutto abbandonati al degrado causato appunto dalle macchine. E vi è soltanto un popolo, gli Ascani appunto, che si oppongono a tutto questo. E il comportamento dei due popoli è malapena tollerato dall'altro, insomma, ognuno è malapena supporta l'altro. Fino a quando l'ultima riappacificazione degli Arcani finisce con una dichiarazione di guerra da parte degli uomini delle macchine, come li chiamano gli Arcani. E da lì inizia tutta una serie di eventi che cambierà il destino di tutta l'umanità. E da dove ha tratto spunto per la scelta del titolo? Iniziare tutto parlando della musica, una musica di sottofondo, senza parole. E ascoltandola mi si creavano delle immagini in testa e alla fine diventava una vera e propria sequenza. E alla fine ho deciso di iniziare a scrivere e ho scritto quasi 2/3 del romanzo con questo metodo ed ero sul punto di lasciare tutto, di abbandonarlo, quando mia madre e la mia migliore amica mi hanno invece consigliato di proseguirlo e di provare a pubblicarlo. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a scrivere, poi questo in particolare? Ero in una fase in cui la mia vita stava cambiando e in questo libro si parla molto del cambiamento, i personaggi sono in continua evoluzione e continuano ad avere cambiamenti nella loro vita e ho cercato di trasmettere un po' di questa sensazione, di questo continuo cambiare a seconda degli eventi che ci succedono all'interno del mio libro. E in quanto ti è stato scritto questo libro? Un anno, poco più di un anno, sì. E ci racconta un aneddoto curioso legato a questo libro, qualcosa di particolare? È successo proprio che qua dopo aver quasi scritto, quasi finito il romanzo, mi sono ritrovata in un punto di stallo. Non riuscivo più a proseguire e ad andare avanti. Quando appunto ascoltando un altro tipo di musica sono riuscita a sbloccarmi, sono riuscita a continuare questo libro. Riassume in una frase cosa rappresenta questo libro per lei e cosa vorrebbe che significasse per i suoi lettori. Per me rappresenta una vera e propria svolta, per me è stato il primo racconto che abbia mai terminato e spero che anche per chi lo leggerà, per chi vorrà, ne sentirà un forte cambiamento o anche un desiderio di voler cambiare. Arcani di Mara Lamagna è acquistabile sul nostro sito www.booksprintedizioni.it.